10x10. Il nostro è un viaggio per tracciare i tratti salienti delle biografie di alcune grandi fotografe. Lo studio è Mozzafiato, l'agorà del Mudeg di Milano. 10x10, 10 ritratti per 10 donne che hanno cambiato la storia della fotografia. Lisetta Carmi nasce a Genova nel 1924. Purtroppo lei e la sua famiglia devono lasciare la Liguria molto presto per rifugiarsi in Svizzera. Sono ebrei e in quel periodo le leggi razziali si stavano facendo avanti, devono per forza scappare. Lei si diploma in pianoforte. Lisetta Carmi avrà tante vite, ognuna diversa dall'altra. La prima è proprio quella da concertista e bravissima con il pianoforte, e fino al 1960 girerà l'Italia e l'Europa proprio per fare concerti. La sua passione per la fotografia comincia per caso, quando un amico, un esperto di musica, si vuole recare in Puglia per registrare i canti popolari degli ebrei pugliesi. Lei l'accompagna e decide di fare un piccolo reportage con la sua macchina fotografica. È l'inizio di una grande avventura. Inizia la seconda vita di Lisetta Carmi, quella da fotografa. Tutti si accorgono immediatamente del suo talento e grandi giornali come Il Mondo o L'Espresso la chiamano per realizzare reportage. Sarà però la Società della Cultura di Genova a chiamarla a realizzare quello che ancora oggi è uno dei suoi lavori più noti, quello sui lavoratori del porto di Genova. Sono fotografie incredibili, c'è tutto lo sfruttamento e la condizione dei lavoratori di quel periodo. Quelle fotografie sono crude, sono reali, raccontano una quotidianità davvero molto dura, vanno oltre l'illustrazione, diventano uno strumento di denuncia, uno strumento di conoscenza, quasi uno strumento politico. Se ne accorge infatti la CGIL, che le userà come strumento di pressione per cambiare le condizioni dei lavoratori. Quel lavoro ha un successo incredibile e viaggia l'Italia con una mostra, viene realizzata in tanti luoghi. Non solo, riesce ad andare anche all'estero, persino in Russia verrà fatta la mostra sui lavoratori del porto di Genova, e insieme a quelle fotografie a girare nel mondo è il nome di Lisetta Carmi. Per Lisetta Carmi dividere la fotografia in sezioni non ha nessun senso. Per lei la fotografia è una, il suo lessico è uno, e infatti inizia a fotografare nei più svariati ambiti. Per alcuni anni diventa la fotografa ufficiale del Teatro Duse di Genova, ma allo stesso tempo scende per strada, scende per i vicoli, per restituirci un'immagine intima e profonda di quella città. Naturalmente non c'è soltanto la Liguria per Lisetta Carmi, c'è l'Italia e c'è il mondo, c'è la Sardegna per esempio, dove si reca per alcuni anni e farà un reportage incredibile sugli abitanti e sull'architettura del luogo. Lisetta Carmi andrà a Parigi per fotografare l'umanità della metropolitana, ma anche le proteste di Belfast, le proteste di Amsterdam. Lisetta Carmi è una borghese, sì è vero, ma si impone come la fotografa della controcultura. Nel 1965 inizia un lunghissimo lavoro, durerà 6 anni ed è sicuramente quello che ancora oggi è il suo ciclo più noto, quello sui travestiti di Genova. Va nel quartiere dove vivono i travestiti e ha una peculiarità, non lo fa con un occhio indagatore. Questo servizio fotografico non ha nessun tipo di pregiudizi. A Lisetta Carmi interessa davvero capire la condizione e le difficoltà che vivono queste persone. Non è un occhio esterno, diventa una di loro, è uno sguardo intimo, è uno sguardo profondo. Con queste fotografie Lisetta Carmi compie un'azione quasi eroica, innanzitutto perché è una donna ed erano pochissime le donne reporter di quegli anni, ma poi perché riesce attraverso il suo occhio a raccontare la quotidianità di queste persone, e la conoscenza di una condizione è sicuramente il primo strumento di lotta contro l'emarginazione. Lisetta Carmi è una donna straordinaria, oltre a essere una fotografa straordinaria. Ha fatto un lavoro che rimarrà per sempre sui travestiti a Genova,
e poi soprattutto conosciuta per questo lavoro, ma ha fatto un'infinità di altri lavori veramente eccezionali. Lisetta è la decana dei fotografi italiani, ma ha una vitalità tale che supera molti giovani. Viaggia moltissimo Lisetta Carmi con i suoi reportage, va in Afghanistan, in Nepal, in Pakistan, e i giornali di tutto il mondo pubblicano le sue fotografie. E sarà durante uno di questi viaggi che lei incontra un guru indiano. Inizia una sua terza vita, perché si dà all'insegnamento della filosofia di questo guru. Aprirà addirittura un centro per la purificazione e la meditazione in Puglia, che guiderà per 20 anni. Di fatto abbandona la fotografia. Oggi Lisetta Carmi vive a Cisternino, in Puglia, e dopo molti anni di oblio delle sue fotografie, fortunatamente queste stanno riemergendo, e adesso i sistemi dell'arte la celebrano e i musei la espongono. Lei, dalla sua casa di Cisternino, a 96 anni, guarda a questa sua nuova vita, a questo suo grande successo, con affettuoso distacco, lo stesso che ha sempre caratterizzato la sua fotografia.